siamo pronti, siamo pronti perché abbiamo annunciato argomento. Prima che vi piace, apre le porte al sociale, è uno spazio a cui teniamo molto, ne abbiamo parlato poco fa. E parliamo della POIC. Della POIC, che appunto è pseudo ostruzione intestinale cronica pediatrica. Ne parleremo con Ornella Spada, esatto, che è la mamma di Lara, che ha questa patologia. E lei è la presidente dell'associazione POIC, e quindi ci parlerà bene di questa patologia, di tutte le problematiche. È una malattia rara, abbiamo detto invalidante. Esatto, e ce ne parlerà. Facciamo una cosa, allora, facciamo vedere di cosa parla, che esatto, cos'è la POIC, e poi torniamo ovviamente. La introdurremo, e lei in collegamento Skype. Con Ornella Spada. Lara, è l'ora del mascara. Lara, il mascara. Lara, il mascara. Mascara è la parola che Lara e la sua famiglia hanno scelto di usare al posto di termini tecnici, freddi e pesanti, relativi alle procedure quotidiane a cui lei è costretta. Perché Lara è affetta dalla POIC, la pseudo-occlusione intestinale cronica. Attacco stacco parenterale, attacco stacco enterale, cateterismi intermittenti, svuotare sacchetto, cambiare sacchetto. Mia figlia Lara, sin dalla nascita, è affetta da POIC. La POIC è una grave malattia invalidante dell'apparato digerente che non le permette di nutrirsi, come facciamo tutti noi. Per potersi nutrire e quindi anche per poter crescere, Lara ha bisogno di presidi sul pancino e quindi di un'alimentazione artificiale. La POIC è una malattia rara, dolorosa e fatta di innumerevoli ricoveri, che stravolge la vita di tutta una famiglia, costringendo chi ne soffre ad un quotidiano interrotto da interventi senza fine. È anche, diciamo, tra le malattie invisibili. Ma io vi assicuro, basta alzare una maglietta di uno dei bambini malati POIC e capirete che cosa significa. Svuotamenti gastrici, svuotamenti intestinali. Problemi di alimentazione, venting e somministrazione farmaci. Gestione quotidiana che spetta molto al genitore, nella cura, nell'attenzione, nel dover bilanciare l'alimentazione in equilibrio con tutto quello che poi viene espulso dal corpo. Anche questo non naturalmente, ma sempre artificialmente. Parliamo di terapie che aiutano la gestione nel quotidiano, nel giorno dopo giorno, per poter andare avanti, ma purtroppo ad oggi non esiste una cura. Lara, il mascara. Tu vieni con me. Tu puoi dare una mano. Aiuta la ricerca. Dona ora. Meglio prima che poi. Allora, siamo tornati, devo dire, ecco. Allora, chiamiamo subito, ci fa molto piacere, siamo emozionati, ci siamo emozionati molto. Eh beh sì, abbiamo in collegamento Skype lei, la presidente dell'associazione POIC e dintorni, Ornella Spada. Buongiorno Ornella, buongiorno. Buongiorno a tutti. Guarda, siamo un po' in difficoltà perché sì, veramente ci siamo emozionati, quindi è un momento un po' particolare per noi. Un po' sì, devo dire che... Vedendo Lara, vedendo il video, veramente dai tuoi occhi percepiamo una grande fatica. Una grande fatica, però dall'altra una grande forza. Poi te lo dico non da conduttore né da genitore, perché io ho tre figli, quindi posso solo immaginare quale sia la difficoltà che avete quotidianamente. Per cui... Allora, prima dici di tutto, dici tu che cosa comporta ovviamente la POIC. Allora, Ornella, esatto. Voglio ringraziare per questo spazio che avete dedicato a un argomento così delicato e importante nella vostra trasmissione, e quindi anche quest'unione tra ludico, divertente e serio e pesante lo apprezziamo molto, perché è un modo per noi per entrare nelle vite di tutti.
come spiega il video, la patologia è pesante da molto gestire per i molteplici ricoveri, ma anche per da gestire a casa, perché ovviamente le malattie croniche poi vengono delegate alla gestione del genitore, certo, con il supporto dei medici, ma è il genitore che deve fare un po' tutto. Quindi garantire una stabilità e anche cercare di garantire una vita più o meno normale. Senti Ornella, tu ci dicevi che Lara la scorsa settimana è stata male, quindi è dovuta per forza restare a casa, invece questa settimana per fortuna sta meglio, insomma è andata a scuola, no? Giusto? E lei non vede l'ora, lei come tutti i bambini cronici la vita la vuole mangiare. Ma infatti lei come l'affronta questa malattia, questa patologia? Allora, lei è molto cosciente, molto consapevole, purtroppo c'è cresciuta perché è nata con questa patologia, quindi si è abituata anche alle forti restrizioni sulla vita. Lara non può fare tante cose, io sul video ho accennato solo al cibo, ma ci sono tanti sport che a lei vengono impediti, partecipazione alle feste, voglio dire, è una vita che per necessità e per gestione della patologia e anche per le ospedalizzazioni, che sono tantissime. Noi l'anno scorso siamo stati, ma ve ne vi dico l'ultima, 3 mesi consecutivi, compreso Natale, Capodanno, Epifania, in ospedale in tempi di Covid. Lontani dall'altra figlia, dall'altro genitore, insomma, queste patologie croniche spaccano le famiglie. Quindi oltre alla patologia c'è la gestione complessa che c'è dietro con la famiglia. Quindi noi perché siamo nati? Perché abbiamo metabolizzato, siamo coscienti, siamo pronti, siamo presenti e vogliamo aiutare le altre famiglie. Quante ce ne sono, Ornella? Allora, purtroppo io non volevo dare numeri perché in un periodo post pandemia siamo invasi da numeri, però 3 numeri mi fa piacere la tua domanda e li voglio dare. Allora, ci sono in Italia, ci sono certificate 7.000 malattie rare. Okay. In Italia nascono circa bambini malati POIC, circa 15 bimbi malati POIC, che non è nulla. Quindi io nella numerosità delle malattie rare noi siamo veramente pochi. E a questo mi aggancio. Perché ci chiamiamo POIC e dintorni? È importantissimo anche quel dintorni. Infatti mi incuriosiva il dintorni, esatto, esattamente. Perché noi vogliamo abbracciare, aiutare, supportare anche famiglie, bambini che hanno le patologie dell'apparato digerente, ma non la POIC, però che devono usufruire degli stessi presidi, della stessa alimentazione artificiale, e quindi andare incontro anche a loro. Cioè noi come POIC non vogliamo escludere nessun altro bambino che abbia patologie dell'apparato digerente, certo, che hanno una gestione simile. Quindi è importante condividere e farci conoscere per questo. Io ho apprezzato moltissimo le parole che noi non abbiamo ancora la forza sul territorio, ma ci stiamo impegnando tanto, perché l'associazione è nata per 2 motivi. Perdonatemi il gioco di parole, ma secondo me ci sta. Il primo motivo è di pancia, cioè aiutare gli altri, certo, in maniera diretta. Assolutamente, certo, certo. Senti Ornella, ti devo... Ah, scusami, sì, di il secondo, perdonami. Il secondo motivo è aiutare la ricerca. Certo, che è fondamentale. Ma la ricerca, non aiutare la ricerca, se ne sente parlare tanto oggigiorno, è poco indirizzata. Noi sappiamo che percorso fare, l'abbiamo già iniziato, ma abbiamo bisogno di supporti e di fondi per finanziarla. Certo, certo. Come possiamo aiutare l'associazione POIC e dintorni, noi di Radio Roma? L'associazione può essere aiutata in tanti modi. Il modo più semplice per tutti è quello di fare donazioni sui nostri social, sul sito, che è raggiungibile digitando semplicemente POIC e dintorni, ovviamente. Quindi www.poicedintorni.it. Basta mettere su Google POIC e dintorni. Ah, ok, perfetto. Quindi poi c'è tutto il collegamento al sito, ai social, noi cerchiamo di pubblicare, di essere sempre aggiornati. Bene. Quindi fare donazioni, aiutarci in questo senso, perché noi abbiamo dei progetti molto concreti. Oltre alla ricerca, che ovviamente va finanziata, noi abbiamo dei progetti molto concreti che arrivano, che vorremmo arrivare alle famiglie. Perché secondo me è la cosa fondamentale. Senti Ornella, ti voglio fare una domanda e sì, fuori onda ne cercherò parlavamo. Cercherò di portela nella maniera più delicata possibile, perdonami se magari nel fartela magari possa toccare la tua sensibilità, ma è una curiosità per spiegare anche a chi ci ascolta.
Ma quindi la POIC non permette a Lara di ingerire nulla, nel senso Lara non ha mai mangiato nulla come mangiamo noi normalmente, oppure può mangiare dei cibi di conseguenza dalla bocca? il gusto, i sapori, cioè. Allora, in questo la domanda è molto pertinente e ti ringrazio che tu me l'abbia fatta. Ci sono dei periodi di stop totale, cioè dei periodi lei non può ingerire nulla, neanche l'acqua. Anche l'acqua. Anche l'acqua può essere, diciamo, un problema, un sorso, e sono le quantità anche, però l'acqua anche può essere un problema per Lara. E altri periodi in cui si può concedere dei cibi che possono essere facilmente digeriti o morbidi o liquidi, tipo il gelato, lo yogurt, il purè concentrato, ci sta. Un pezzettino anche di un po' di prosciutto, diciamo cotto, però dato nel momento giusto, avendo il quadro della situazione del suo apparato digerente sotto controllo. Altrimenti, cioè, lei tutto deve mangiare tutto tramite il gelato. Altrimenti lei deve mangiare tutto in maniera parenterale, cioè non tutte le... Parenterale e enterale. Parenterale è un'alimentazione che va in vena da un catetere venoso, sì, centrale, come se lei avesse, per chi non se ne intende, è come se lei avesse una flebo, diciamo, fissa. Sì, esatto, io vorrei spiegarlo bene, infatti. Esatto. Sì. Esattamente. È un ago, lei ha un ago fisso, un ingresso sul corpo, diciamo. Oppure va nella vena. Enterale. Sì. Che è uno dei due bottoncini, o tutte e due quando necessario, che avete visto sul video. Quelle due valvolette che lei ha sul pancino le permettono e di alimentarsi e purtroppo di decomprimersi. Ho capito. Perché questa è una patologia che ovviamente fa gonfiare molto i pancini dei bambini. Certo. E quindi io non voglio, non so se posso dirlo, ma come esempio, diciamo, ci sono dei bimbi che arrivano a sembrare un po' quelli del Biafra, quindi sì, molto, ho capito, molto magri, ma con la pancia molto, molto gonfia, molto purtroppo, gonfia, molto sì, prominente. Sì, sì, sì. Questi ci aiutano ovviamente a decomprimere questi pancini così gonfi. Ho capito. Senti, Ornella, allora. Ma come, tanto per capire, ovviamente la scienza sta andando avanti e quindi hanno scoperto nuove cose per poter gestire al meglio questa patologia, si può curare? Non si può curare, non esiste una cura, assolutamente, non esiste una cura, ma solo questi presidi, escamotage, stomie sul pancino, sugli addomi dei bambini, stomie che decidono i medici dove è più giusto mettere, dove c'è la situazione più complessa. E però non c'è una soluzione, non si trova, non si investe su queste malattie rare. Per questo ho dato il numero, sono 7.000 le malattie rare e colpiscono pochi bambini. Però vi assicuro che sono al pari di malattie molto più conosciute e più diffuse. E quindi la vita è invalidata di questi bimbi, è invalidata come la vita delle di tutta la famiglia. Ornella, guarda, noi ti ringraziamo. Volevo ricordare a tutti coloro che ci stanno guardando, ascoltando, associazione POIC e dintorni. Basta digitare su Google POIC e dintorni e sarete così canalizzati un po' in tutti i vostri siti, insomma, dove poter donare, perché è importante la donazione a questo punto, anche un piccolo sacrificio. Nonostante il periodo sia abbastanza difficile, però cerchiamo di aiutare poi che dintorni questa associazione, e soprattutto salutaci tanto con un abbraccio, Lara. E veramente, per quello che ci riguarda, sappi che in noi, insomma, per quello che potremo fare nel nostro piccolo, continueremo a darti una mano. Certo. Se vorrai, magari ci collegheremo altre volte, ci spiegherai altre cose, insomma, cose nuove, cercheremo, insomma, penso, esatto, di esservi vicini per quello che c'è possibile, e poi ci auguriamo magari un giorno di poter magari anche incontrarci e fare e conoscere Lara dal vivo, insomma, ci farebbe piacere. Grazie, Ornella, davvero, e da parte mia e di Paciullo, ripeto, grazie, prima di tutto come esseri umani, l'abbraccio e la vicinanza a te come madre e a tuo marito per la forza che avete e per il coraggio che avete di vivere e di andare avanti. Grazie.
Grazie a voi, non dovete essere voi a ringraziare me, ma io voi, assolutamente. Quindi grazie per la spinta sulle donazioni e invito a chi ascolta, se conosce bambini che possono essere avvicinati alla nostra associazione noi così possiamo dare loro una mano, fatelo, diffondete, perché noi vogliamo creare una bella comunità. Questo ci tengo tantissimo. E noi per quello che possiamo lo faremo, ti aiuteremo. Grazie, a realizzarlo. Parleremo dei progetti e di Lara. Grazie, un bacio. Grazie, grande, Ornella, grande, grande. Un bacio grande. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Grazie, ciao, Associazione Ornella. POIC e dintorni. Grazie. Fra poco.